siamo qui, ma è come che ieri ci fossimo lasciati dopo la presentazione dell'altra sigla. Cioè, io credo che ci sia sempre un punto di unione, una continuazione, una continuità, come vogliamo chiamarla. Io credo in questo. Dopo la presentazione del libro Altamere di Elisabetta di Diavolo e Salati, un volo di farfalle. Nuova silloge che la stessa autrice vuole proporci con lo stesso stile che sempre la distingue. Quale stile? Nell'opera, il complesso delle caratteristiche linguistiche e formali tipicamente sue, nel rispetto di regole, di andamenti, di precise strutture metriche e sintattiche. Nella vita, inconfondibile modo di comportarsi, di agire, di porsi. Già nella prima raccolta, il titolo Altalene ci preannunciava senza dubbio la mancanza, anzi l'assenza, di staticità, metaforicamente espressa in quel preciso dato di movimento rappresentato già attraverso il nome Altalene, ovvero nome di quel gioco per lo più infantile che fa oscillare avanti e indietro un sedile appeso a due funi e ci può anche far stare seduti su di esso. Tutta la poesia di Elisabetta voleva allora trasmettere messaggi, non ultimo quello di restare noi stessi sempre nella vita, nonostante il moto continuo che ci porta appunto ora avanti, ora indietro, durante tutto il percorso della nostra esistenza. Avanti e indietro, non soltanto con il corpo, con le braccia, con le gambe, ma anche col cuore, con la mente, con gli infiniti e diversi stati d'animo che ci troviamo a vivere. Importante cogliere nel dondolio delle nostre altalene i momenti giusti per capire in modo adeguato. E ora, nella nuova sigla, ancora il movimento. Questa volta sono due vocaboli, due nomi comuni, uno di cosa, uno di animale, legati da un articolo determinativo che è un e da una preposizione semplice che è di. Sono questi a convivere nel nuovo titolo e vogliono entrambi esprimersi nel loro significato e nel loro significante, pur rappresentando insieme il senso di un'unica immagine. Dunque, due vocaboli. Volo, farfalle. Un volo, per l'esattezza, ossia un libero movimento nell'aria per mezzo di ali. Sembra inizialmente, data la sua avvantaggiata posizione sulla linea delle parole, volo, a farsi unico protagonista, mentre in realtà sulla scena dell'espressione e del contesto non vuole essere solo, non può in questo ruolo e cerca necessario completamento a suggello di uno stupendo quadro di insieme dipinto dalle parole. Un volo diventa, completandosi perfettamente, armoniosamente, un volo di farfalle, esplicando così il significato in questo preciso contesto. Esso, un volo, è supportato da necessarie ali, senza ali non si vola, ali che gli permettono di essere un volo, ma
sono ali d'angeli, non sono ali di fantasia. Quel volo esprime lo slancio di se stesso attraverso la dolcezza, la levità, la delicatezza, la leggerezza delle ali di farfalle, che diventano insieme un volo di farfalle. Volo di farfalle, peraltro, delicato motivo che muove celato tra i versi del libro, dove prendono invece forma i pensieri poetici della poetessa. Ogni composizione ora può sembrare a sé, ora può sembrare tessera di un mosaico unico, poetico, ora può sembrare presenza che si alza come un volo di farfalle. Tutta la raccolta, 50 poesie, evidenzia uno scenario valoriale, rivelato da una densa e serrata poesia ben calibrata in nuclei limpidamente riconosciuti, dove la struttura sintattica, nel costante andamento metrico, contiene e ordina l'energia lessicale, facendo imparare e imperare a noi, appare così, la spontaneità e non la costruzione, nonostante la precisione. Questi valori, calcati, sfumati, descritti, a volte sono la vita, a volte la natura, a volte siamo noi, la società, a volte l'amore. Avete visto mai, avete sentito mai un poeta che non parli dell'amore? Le descrizioni poetiche sembrano riflettersi in una disposizione naturalistica, dipinta con tinte visibili come il rosa del tramonto della poesia Notti buie, che troviamo a pagina 21, o canta una nenia d'onda, come nella poesia Sintonia, che troviamo a pagina 24, o innalzata, come si innalza, come fumo trasparente, è uno simbolo. Ogni pensiero umano per arrivare al cielo. A volte le descrizioni poetiche riflettono invece come in una disposizione non solo naturalistica, ma intimistica, e riflettono un atteggiamento interiore, brividi di mistero, soffi che conserviamo nella pelle, come nella poesia Soffi, appunto, a pagina 41. Il ritmo delle poesie è dato, oltre che dal ripetersi dell'alternanza di quelle endecasillabe, quelle di quel setenario, da altri fenomeni e a volte pure di natura fonica e di natura timbrica. Avrei voluto rileggere questa poesia perché mi ha colpito molto questa natura fonica e timbrica, ma già è stata letta. È la poesia Ricompensa, dove domina la forza della R in tante parole e dà questo senso fonico di pronuncia un'energia a tutti i versi e probabilmente al messaggio che Elisabetta prima dà a se stessa e poi a noi. Questa poesia finisce con l'ora dell'amore, l'ora dell'amore, l'amore che non è una prerogativa generazionale dei giovani e tende ad assumere come un'esperienza di vita giovanile, una centralità forse nei giovani, ma l'amore è presenza, anzi è l'esperienza dell'amore, è presente, è presente in ogni età della vita umana, anche
poesia della sua vita, particolarmente là dove anche la vita riflette nella sua poesia. Intendo ovviamente la poesia dell'amore. La nostra Elisabetta dice: ci hanno regalato la speranza e l'ora dell'amore. Le farfalle, ovvero un volo di farfalle, quello di Elisabetta, non è nella storia di 500 vanesse o nelle monografie di varie specie, inteso di farfalle, che sono opere scritte da Guido Gozzani. Ma indubbiamente la poesia della nostra autrice potrebbe cantare, come canta il grande poeta crepuscolare, che dice: primavera per me non è la donna botticelliana dell'allegria, dell'allegoria. Primavera è per me questa farfalla, fatta di grazia e di fragilità. Elisabetta non canta queste parole, ma canta con la voce e con l'anima il suo volo di farfalle. Le altalene tagliavano, disegnavano l'aria con il loro ritmato dondolio e ci hanno lasciato così l'ultima volta che ci siamo incontrati. Ora le farfalle la conquista l'aria, facendola diventare il loro paradiso celeste. Seguiamo le farfalle, forse il paradiso celeste lo raggiungeremo anche noi. Grazie Elisabetta.